volte si possono presentare falsi pubblici ufficiali davanti alle vostre case. Persone che affermano di essere della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza o di qualche altra forza dell'ordine. Vi consigliamo di non aprire la porta. Fatevi dire il loro nome e telefonate per verificare ciò che viene detto. Chiamate i numeri che conoscete, non fidatevi di quelli che vengono forniti al momento. Se non capite ciò che vi viene detto, invitateli a ritornare quando sarete in compagnia di altre persone, magari i vostri figli o persone di cui vi fidate. Diventate solidali con i vostri vicini di casa, aiuta, aiuta moltissimo. Se vi siete accorti che una persona che ha suonato alla vostra porta è un truffatore e non vi siete fatti imbrogliare, avvisate anche le persone che abitano nel vostro condominio o che abitano nelle vostre vicinanze. Telefonate soprattutto immediatamente alle forze dell'ordine con il 112 affinché compiano un controllo nella zona. Attenzione! La società di luce, la società di acqua, la società di gas non inviano personale a ritirare denaro a domicilio. Nessuna amministrazione comunale, nessuna amministrazione provinciale, nessuna amministrazione pubblica obbliga all'acquisto di rilevatori di fughe di gas.